Bene, siamo tornati in studio, siamo sempre insieme al presidente dell'ATL del Cuneese, Mauro Bernardi. Siamo nel mese di luglio, nel pieno di luglio, e in effetti il caldo lo stiamo sentendo anche qui in studio. Mi auguro che i nostri ospiti collegati da remoto siano un po' più al Al fresco di fresco di noi. quanto lo siamo noi. Intanto stiamo spaziando in lungo e in largo nella nostra provincia. Attraverso questi collegamenti riusciamo a portarvi la voce del territorio cuneese con le iniziative, con le aspettative anche di questa estate 2021, un'estate insolita, sicuramente diversa, già migliore di quella forse dell'anno scorso perché abbiamo qualche strumento in più per combattere questa emergenza sanitaria, però tuttavia non siamo sicuramente ancora così liberi come avremmo desiderato essere. Dal territorio di prima eravamo nel Saluzzese, eravamo nella montagna di Pamparato, quindi nel Moregalese. Adesso ci spostiamo a Savigliano e infatti dovremmo avere in collegamento l'assessore alla cultura Petra Senesi. Ecco che la vediamo collegata. Buongiorno a tutti. Buonasera, Buonasera. buonasera a lei. E poi abbiamo il collegamento invece con l'assessore al comune di Benevagenna, Damiano Beccaria, che è insieme a Irene Mesturino, che è responsabile della comunicazione di Torino Spettacoli. Buongiorno. Parliamo innanzitutto di questa estate 2021. Come dicevo, siamo più o meno alla metà di luglio, in questi giorni stiamo già vivendo questi momenti di fermento, di vivacità, di serate all'aperto, perché questo ci piace. Viviamo l'outdoor della nostra provincia attraverso elementi di cultura, di arte, di musica che ci vengono proposti. A Savigliano, che cosa sta succedendo in questi giorni, assessore? Ma sicuramente stanno succedendo tanti eventi che, come diceva lei, spaziano un po' nei vari ambiti delle arti, perché abbiamo una stagione teatrale molto ricca che nel cuore dei suoi appuntamenti riusciamo a utilizzare l'ala polifunzionale che ci permette quindi di ospitare un ottimo numero di spettatori. Devono ancora arrivare dei personaggi di grande calibro come Jenny Gnocchi, Lella Costa, deve esserci lo spettacolo Sono solo canzonette di Andrea Murca, Alessia Olivetti. Quindi abbiamo ancora dei personaggi di alto spessore che devono calcare il nostro palcoscenico. Poi abbiamo anche della musica, infatti al Museo Ferroviario Piemontese, in questa location molto particolare, ci sarà come tutti gli anni questo Festival Blues degli Amici della Musica che per 2 serate accompagnerà gli spettatori proprio alla scoperta di questo genere musicale. Oltre a fine luglio invece con la musica della tradizione, quindi di nuovo musica che si specchia in un contesto molto particolare come quello che è il Museo Ferroviario. E poi c'è l'altra grande rassegna che ci sarà a Savigliano, quella di cortocircuito, dove questo festival dei corti che sta diventando sempre ogni anno più importante. Invece avrà la sua sede in piazza Turletti, la piazza davanti al teatro, che è un po' il cuore dei nostri eventi estivi, per cui ci sarà adesso deve esserci ancora una serata di proiezione dei corti e poi il 23 luglio ci sarà la serata finale di premiazione con Antonio Catania, che è il presidente di giuria. E poi sempre in piazza Turletti, venerdì sera, invece ci saranno tutta una serie di spettacoli di questa rassegna che ha ideato Voci Erranti, che è un'altra associazione di Savigliano, e dove ci saranno degli altri spettacoli teatrali, sia dell'associazione stessa che di altre realtà culturali regionali, proprio perché ci sembra importante poter dare una varietà di spettacoli ai nostri cittadini e non solo, per cui Ecco, musica, cinema, assessore, teatro,
cercando proprio di arrivare a tutti i cittadini. Assessore, da quello che lei ci racconta, e abbiamo già avuto modo di sentirlo anche da altri suoi colleghi di altri comuni, c'è una grande vivacità di iniziative che nascono non soltanto dalle istituzioni, dalle amministrazioni locali, ma ci sono tante associazioni che si sono messe in pista subito per cercare di dare presenza, vivacità, contributo fattivo al territorio in questo senso. Assolutamente sì, noi ad esempio a Savigliano abbiamo una cinquantina di associazioni culturali all'interno della Consulta Cultura e tutte quante, appena si è potuto iniziare a organizzare eventi, hanno proprio proposto alla città all'interno della nostra rassegna della Bella Estate Savigliana e nelle giornate della cultura delle manifestazioni, proprio perché c'era il desiderio di poter ricominciare. Alcune stanno ricominciando adesso, ad esempio i cori, perché fino a poco tempo fa non potevano ancora provare. Però c'è proprio una vivacità, una voglia sia da parte delle associazioni ma anche da parte del pubblico. La stagione teatrale è iniziata con quasi dei sold out, quindi questo proprio è dimostrazione di come c'è la voglia e il bisogno di cultura. Assessora, rimanga ancora un po' con noi, io passo un attimo la parola al suo omologo assessore Damiano Beccaria. Qui ci spostiamo nel Fossanese, siamo a Bene Vagena, nell'Augusta Bagennorum. È Esatto. uno dei siti veramente della romanità cuneese, che quindi noi manteniamo veramente vivi anche per la storia che ha. E qui voi avete le ferie di agosto. Ecco, che cos'è la manifestazione Le ferie di agosto? Io parto un pochettino da lontano perché Benevasenna ha 2000 anni di storia. E si parte appunto dal periodo romano e quindi dal teatro, dall'anfiteatro, che useremo appunto, gli spettacoli verranno rappresentati al teatro romano, fino alla parte medievale. E noi come motto per gli eventi culturali della città abbiamo scelto vivere la storia. E qual miglior modo di vivere la storia nell'assistere a uno spettacolo nel teatro romano, che è veramente molto suggestivo, perché le colline alle spalle, le langhe, sono quelle di 2000 anni fa. Il Monviso, quel tramonto sul Monviso, è quello di 2000 anni fa. I rumori, gli odori, i sapori, sono quelli di quell'anno di 2000 anni fa. E quindi uno ha proprio la possibilità di rivivere sul palcoscenico appunto del Teatro Romano uno spettacolo che in atmosfera molto suggestiva, illuminato con lanterne e lumini, quindi è veramente uno spettacolo molto, molto bello, molto interessante. E lascio parlare a Irene a questo punto Ecco, per perché la parte lei, tecnica. la sua collega che è vicino, Irene Mesturino, che è responsabile della comunicazione di Torino Spettacoli, è colei che ha collaborato proprio alla realizzazione dell'evento. Sì, siamo davvero felicissimi di essere alla 16ª edizione di questo Festival Ferie di Autunno e il programma è insomma davvero appassionante. L'inaugurazione è affidata a giovani talenti, ai Germana Erbas Talents, che arrivano dal sold out a Torino e che adesso inaugurano con il nuovo galà il ritorno alle arti performative. Insomma, loro sono stati bloccati come tutti noi e questo quindi è un momento davvero speciale. Si fanno testimoni, ambasciatori della possibilità di poter di nuovo portare la danza, il teatro, il canto, la musica sul palcoscenico. E dunque i Ghetti inaugureranno con il loro nuovo lavoro sabato 10 luglio. E poi arriva il teatro canzone che attinge naturalmente al mondo antico, perché tutto il festival si ispira al mondo antico, al patrimonio latino e greco dell'antichità. Nello specifico abbiamo Filippo Bessone, mattatore simpaticissimo, che si ispira al personaggio di Trimalcione del Satiricon. E poi attraverso un altro personaggio che lui ha inventato, che tutti conosciamo, quello di Padre Filip, ci racconta, insomma, curiosità sull'umanità. Questo è il nuovo appuntamento di Teatro Canzone.
di Bessone, si intitola proprio La sera di Trimancione. L'anno scorso aveva dedicato addirittura una canzone, no? Mi Della immagino. leggenda, perché insomma anche lui, come tutti noi, insomma, si è innamorato di Ecco, Bene. qui c'è la contaminazione tra la cultura classica e anche la goliardia, lo stare insieme, ecco, il vivacizzare i momenti, di convivialità. Assolutamente, e anche il grande Plauto, un autore che la Compagnia Torino Spettacoli frequenta ormai, insomma, da una ventina d'anni e di cui ha prodotto 15 commedie complete, ecco che anche Plauto viene restituito allo spettatore di oggi, alla sensibilità dello spettatore di oggi, attraverso i beniamini della Compagnia Torino Spettacoli, in una prima assoluta. Ci fa molto molto piacere, insomma, poterlo dire, perché c'è il debutto del nuovo lavoro comico dal titolo Tutta colpa di Plauto. Sapete che nelle commedie di questo grande autore antico, praticamente è sempre colpa del personaggio del servo, che ne combina di ogni, che fa un sacco di guai, che è molto simpatico e anche un po' bastone. Ecco, questa volta, attenzione, perché è tutta colpa di Plauto, ci si diverte alla grande. Ecco, una comicità, insomma, millenaria, che però ancora ci rende leggero il cuore. Penso che in questo periodo ne abbiamo Ne tutti abbiamo bisogno. tanto Sì, bisogno. molto male perché la storia si ripete, perché la storia è fatta di persone, i sentimenti sono gli stessi, quindi l'odio, Sentimenti l'amore, i umani, siti umani, quindi assolutamente. una storia veramente molto di quegli anni fa, ma molto molto attuale. E ci sono protagonisti Elia Tedesco, Simone Moretto, Greta Malengo, belli e bravi, affiatati, devo dire che insomma ci Ed divertiremo. è E quindi poi uno la spettacolo, scusi, è uno spettacolo per tutti, per la famiglia, quindi sia per le persone adulte ma anche per i ragazzi. Certo. Sì, coinvolge davvero un pubblico anche, insomma, la famiglia, i giovanissimi lo vengono a vedere magari i ragazzi perché può essere interessante anche per molti. E sono ben felici quando scoprono che può essere utile per il programma, ma che si divertono davanti. Questo è un bel compromesso, no? Infatti, Di è un bel modo per far teatro. amare la cultura classica, anche questo può essere una strada, sicuramente. La conclusione è affidata poi al grande maestro Piero Nuti, un giovane di 93 anni, che ci porta Processo per corruzione, un testo di Cicerone, il più geniale avvocato di tutti i tempi. E quindi anche qui avvicineremo ciascuno di noi e siete tutti invitati ad avvicinarvi a questo grande processo dell'antichità che parla di corruzione, insomma, un tema anche questo sempre di assoluta attualità. Spettacoli colti, che fanno riferimento, che hanno radici proprio nella cultura classica, oppure spettacoli più leggeri, ma insomma ce n'è veramente per tutti i gusti, da quello che abbiamo appena sentito. Sì, ce n'è veramente per tutti i gusti. Questo paniere che abbiamo voluto costruire, che si chiama Kulon Music and Art Festival, effettivamente da queste prime nostre due puntate lo stiamo riempendo con tutti i gusti, quindi con tutte le performance, dall'artistico al culturale al musicale, non solo, ad illuminare questa estate cunese. E poi le grandi capacità sono emerse nella puntata di oggi, le grandi capacità degli amministratori cunesi di andare a ricalcare quella che è stata la storia, perché prima abbiamo parlato di occitani, abbiamo parlato di saraceni, adesso parliamo di romani, quindi veramente la ricerca all'interno delle nostre città di quella che è stata una cultura millenaria che si è espansa sul nostro territorio, ripresa, recuperata, andando a recuperare quelli che sono stati i luoghi storici e far rivivere questi luoghi storici con grandi spettacoli. Abbiamo ancora Petra Senesi collegata, Ci sono, ci assessore, sono. eccola. Senta, a Savigliano purtroppo quest'anno la Fiera della Meccanizzazione Agricola, che è uno degli eventi clou proprio del territorio vostro, è stata bloccata e rimandata al prossimo anno. Succederà anche per altre iniziative o per l'autunno? Voi pensate comunque, dopo un'estate scoppiettante con tanta musica, teatro, cultura, di riportare magari qualcosa che ha a che fare con il prodotto tipico del territorio, con le aziende che lavorano, le aziende artigianali, insomma, o fare un mix, perché no, tra imprese e cultura?
Sicuramente a settembre dovrebbe tornare la festa del pane, per cui ci auguriamo che questo appuntamento che è già saltato lo scorso anno, quest'anno invece stiamo lavorando per poterlo fare in presenza. E quella è davvero una manifestazione del territorio, perché va davvero a ripercorrere un po' quella che è la nostra storia economica, e quindi l'idea è la festa del pane, così come mestiere a cielo aperto per le aziende, questa vetrina delle attività commerciali cittadine dovrebbe ritornare sempre in presenza a ottobre. Per cui il nostro auspicio è davvero di poter riportare anche le grandi manifestazioni. Savigliano sono 2 anni che ha dovuto rinunciare, come diceva, alla fiera della meccanizzazione, a Quintessenza, che quest'anno sono state fatte in maniera online, però sicuramente c'è bisogno anche per queste grandi manifestazioni di tornare in presenza. Per cui ci auguriamo davvero a settembre di poter presentare finalmente la festa del pane, mestiere a cielo aperto, tutte queste attività dove veicolano un gran numero di persone, veicolano proprio un po' la nostra storia economica e culturale, perché poi ci sono sempre anche il connubio con eventi culturali, per cui a settembre contiamo di esserci. Bene, con questa speranza noi andiamo avanti e ci auguriamo di poter fare ancora tante cose. Assessore Beccaria, voi avete una patrona di Benevagenna che è la Beata Paola Gambara, e a lei dedicate delle manifestazioni, degli eventi, degli appuntamenti. Avete in programma in futuro di recuperare di nuovo tutto questo? Sì, sicuramente. La Fiera della Beata Paola si fa sempre a cavallo del 24 gennaio e coinvolge un corteo storico di più di 300 figuranti, attrae veramente migliaia di persone. Il culto della Beata Paola è ancora molto elevato, la popolazione benese è molto devota. E ricordo che Benevagenna deve il suo splendore anche perché Benevagenna non è stata colpita dalla peste manzoniana. E la Beata Paola sembrerebbe essere appunto quella che abbia un po' protetto la nostra città, e tante persone in Torino erano andate a Benevagenna in quel periodo perché appunto la peste non era arrivata. E qual è il migliore motivo di festeggiare la festa della Beata Paola sarà con questa fine di questa pandemia. Ecco, e chiediamo la protezione della Beata Paola Gambara anche per la pandemia, insomma, che tenga lontano, magari allarghi la sua protezione a tutta la provincia di Esatto, Cuneo, non solo Benevagenna. questa molto attuale anche questo riferimento alla pandemia, si ripercorre praticamente, i figuranti ripercorrono la storia della Beata Paola, che è una storia molto interessante. La Beata Paola era una nobile molto, 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 molto ricca, data in sposa un po' a un bussurro piemontese, per un matrimonio di interesse, lei voleva farsi suora. E andata in matrimonio con questa persona, che gli ha fatto vivere le pene dell'inferno finché poi si è convertito. E il miracolo più bello è quello del miracolo delle rose. Quindi non voglio rovinare la sorpresa, ma chi No. vuole venire a Benevagenna in quell'occasione, intorno al 24 di gennaio, potrà così farsi raccontare la storia della Beata Paola, non con le parole, ma con delle scene veramente fatte dei Bene, figuranti. grazie di questa Bene. pillola, Assessore Beccaria, la ringraziamo per averci anche dato questa informazione. Salutiamo anche Irene Mesturino, salutiamo anche l'assessore Petra Senesi di Savigliano. Grazie di essere stati con noi, vi auguro una felice estate. Presidente Bernardi, abbiamo sentito anche queste testimonianze che insomma ci aprono un po' il cuore, perché c'era tanta la speranza di guardare davanti, di guardare avanti, di fare nuove programmazioni, e quindi ogni tanto io domando anche per l'autunno, perché voglio proprio sentire questo non fermarsi ai 2 mesi estivi, quando il sole, il caldo ci aiuta, ma speranzosi di arrivare anche l'autunno con tutta una serie di manifestazioni che per noi sono molto importanti, perché l'autunno in provincia di Cuneo
è veramente il trionfo della natura, dei prodotti e anche proprio della stagionalità ideale per le manifestazioni. È un fermento di eventi, di fiere che poi sono la base dell'economia del nostro territorio, perché ogni fiera va a promuovere determinati settori che sono economicamente trainanti per il nostro territorio. Abbiamo sentito Savigliano prima, la meccanizzazione agricola spazia nella pianura, pianura prettamente agricola, il festival dedicato al pane, di nuovo altra particolare del nostro territorio. Fiere eventi che poi fanno vivere i centri storici delle nostre città, perché Savigliano, dicevamo prima, è uno dei centri storici più belli che abbiamo nella pianura alcunese, dove all'interno troviamo monumenti tipo Palazzo Tafini con Muses e quant'altro, quindi molto belli. Fiere eventi tantissimi. Mi chiudo con la Beata Paola. È bellissimo, in questo viaggio straordinario che ho fatto negli ultimi 5 anni come presidente della TL, ho scoperto tutti gli eventi del nostro territorio. Allora, se assommiamo quegli estivi con quelli autunnali, sono veramente centinaia. Arriviamo a dicembre, quando dopo l'Immacolata, intorno al 14-15 dicembre, si chiude il panorama degli eventi autunnali con la Fiera del Capone, dove si dice che con la Fiera al Capun sa Roma al Portun. Non hanno tempo di passare 20 giorni che ci troviamo a Benevagenda con la Beata Paola, riparte questa serie infinita di eventi, quindi questo è meraviglioso, io spero veramente di poter tornare a vivere tutti in presenza come abbiamo fatto 1 anno e mezzo fa, perché è un percorso straordinario alla scoperta del territorio che ci cunese. Riscalda il cuore di tutti noi cunesi, ma anche di tutti gli amici del nostro territorio, che sono tantissimi e che vengono anche da tanto lontano. Grazie di averci seguito, ci vediamo alla prossima puntata per continuare questo viaggio entusiasmante nell'estate cunese.